del nostro socio artista Angelo Pergolini. Questo allestimento in particolare voglio ringraziare Mario Vecchioni. C'è una novità, c'è un video nell'altra sala dove vedremo questo video che poi dopo verrà continuamente trasmesso anche in questa sala. Anni di attività, un iter espositivo con partecipazioni a rassegne internazionali, sei molto presente sul territorio fiorentino con partecipazioni a collettivi di rilievo, si dedica a diverse discipline, dalla pittura alla scultura grafica. Adesso il nostro Pergolini ha dato un titolo alla mostra che è tutto suo, invece è l'incoerenza del cambiamento. C'è anche la grafica, tra l'altro. Pratichi la xilografia, la china, ma parliamo appunto della pittura e della scultura che sono, direi, le attività principali e poi ci sarà l'installazione. C'è questa forte dialettica, questa forte tensione conflittuale tra il vivere postmoderno, quindi le insidie del vivere postmoderno, che la tecnologia che sovrasta questi, diciamo, queste polis. Cos'è l'antenna? L'antenna in fondo è una sorta di empatia, distanza, ma anche il logo di questa era digitale che ci sovrasta, che porta sicuramente a dei vantaggi, ma porta anche ad azzerare le differenze, ad anestetizzare le coscienze davanti a un consumismo imperante, di fronte a quello che noi diciamo la società di massa, quindi l'omologazione, l'alienazione e il rapporto vis-à-vis tra le persone, quindi la crisi dei rapporti interpersonali. Perché? Perché il virtuale sta sostituendo il reale. Qui nella saletta a fianco abbiamo quattro ritratti immaginari, che lui definisce immaginari. C'è il tuo autoritratto? Certo, quello è il mio immaginario. Pergolini fa parte del gruppo KPK, quindi ci vediamo tutti le settimane quasi, e quindi per questa ragione dico due parole, ma anche perché in fondo lo merita, è un artista completo, anzi un operatore artistico, perché ciò che lui disegna è anche capace di costruirlo con le mani, cioè ha questa grande capacità di unire, come dicevi te, l'uso di materiali diversi, giusti, e quindi riuscire anche a vedere oltre quello che è soltanto il descrittivo urbano. Anzi, a questo proposito direi che lui, Angelo, sente stretta la tela, sente stretto il supporto, si vedono queste sciabolate di volumi che dà in tutte le direzioni, sembra che voglia in qualche modo, e lo si vede poi anche nelle sculture, esplodere, no? In un dinamismo che va al di là del discorso puramente costruttivistico rettangolare, cioè del supporto. Questo è importante perché mi aspetto da lui grandi progressi. Comunque bravo, bravissimo, complimenti ancora, un artista completo. Grazie. Lui è un poeta che mi ha scritto una mail, aveva visto delle mie sculture a Caffè Letterario via Le Murate. Mi ha mandato una poesia e da questa poesia è nata una scultura che c'è di là. E allora io preferisco leggervi la poesia mentre voi guardate questo, in modo tale che sentendo le parole, chissà, forse riesco a fargli prendere anche un po' più di significato, un po' più di forma. E allora ve la leggo. Questa praticamente si chiama appunto consistenza e si riferisce alla consistenza di noi esseri umani. Quale sarà la consistenza dei miei giorni in questa terra? Forse è quel profilo nella notte, quella statua di foglie e fili d'erba sospesa a mezza altezza, che si formava per un gioco strambo di riflessi girando attorno ad una rete. Quella statua di foglie e fili d'erba con un recinto dentro al petto, resistenza avviluppata che più è incerta e più si avvinghia, voglia di volo, di esseri di terra impercettibili che abbracciano una rete che scassa
e fa da nido. È soltanto il desiderio che ci fa vivere 80 anni, non certo una potenza che mai possederemo. È soltanto il desiderio che trasforma questo niente che noi siamo in un incanto che cresce sulle gambe. La vita è fatta di prigioni e tutto intorno non c'è che il vuoto in cui il nostro arrampicante non attacca, ma noi trasformiamo una prigione in un sostegno, restiamo in piedi e camminiamo grazie a quello che ci opprime. Non c'è libertà che non ci sia permessa. E quando ci stanchiamo della rete, possiamo anche perderci nel vento, certi che la morte non potrà fare altrimenti che riportarci a casa nostra, nella terra che ci aspetta. Sì, c'è una coerenza, perché ognuno di noi ha una coerenza da rispettare, però la realtà è che le influenze esterne possano portare a un cambiamento, e questo non è dannoso per un artista, anzi, io lo trovo interessante perché la ricerca va avanti. Ecco, tu l'hai intitolato "Cerco e ricerco il mio destino fra suoni e colori, cammino lento, cambiando i miei calzari". Il filmato sigla l'incedere creativo di un artista che ha compiuto e continua a compiere un iter pluridirezionale per tecniche artistiche adottate, chiamando in causa la sua identità, metaforizzata dal cambiamento dei calzari, nella peregrinazione ludico-ironica nell'universo delle forme. Dal segno, tu parti dalla grafica, arrivi alla materia cromatica. E vi lascio con questa frase, poi fate tutte le domande che volete. Se il mondo fosse chiaro, l'arte non esisterebbe. Dunque immagino che questo suo video sia aperto, almeno la mia percezione è stata questa, a un'interpretazione. Quindi anch'io avanzo un'ipotesi di interpretazione. A me è sembrato bello, belli quei due versi iniziali, cammino a passi lenti, cambiando i calzari, ma a me questo cambiando mi è sembrato dimenticando i calzari, perché io interpreto un pochino poeticamente. Infatti ho visto la prima immagine a piedi scalzi, poi l'ho vista con l'infradito, poi l'ho vista con via via calzari sempre più pesanti, e ad ogni passaggio notavo una maggiore densità materica. Ha cominciato dalla grafica, quando faceva i piedi nudi, poi con l'infradito, lei stessa, una materia leggera ma un pochino meno, poi sempre di più, siamo andati via via di intensità in intensità fino ad arrivare a quelle scarpe più pesanti, nere, insomma un po' un colpo di vista forte, ecco perché lui sente il bisogno di darci questo messaggio. Che il cammino dell'uomo, si potrebbe dire, fin dalla nascita, poi via via, via via, via via, diventa sempre più ricco, più articolato, perché subentra la memoria, non siamo più quello che siamo in quel momento, come quando si inizia il cammino, ma siamo la somma dei nostri ricordi e delle nostre esperienze. Un complimento con lei. Grazie.